Siamo entrati nel pieno del congresso della FLC, tantissimi sono gli interventi dei delegati che si susseguono sul palco. Rappresentano realtà regionali, rappresentano professioni, tutta la ricchezza di questo mondo variegatissimo della FLC. Nella giornata di oggi c'è stato un appuntamento molto particolare. La FLC ha presentato il suo bilancio sociale. Che cos'è questo bilancio sociale per un sindacato e che cosa significa questa scelta? Ne parliamo con Maurizio Lembo, che è segretario nazionale della FLC e si occupa proprio di organizzazione. Ci spieghi che cos'è il bilancio sociale? Dunque, il bilancio sociale per noi ha voluto dire due cose. Una grande operazione di trasparenza nei confronti dei nostri interlocutori. E poi nel percorso che abbiamo avviato ormai quasi 3 anni fa, un rinnovamento anche culturale che ha visto coinvolta tutta la nostra organizzazione e via via come un sasso gettato nello stagno dei cerchi concentrici che si sono allargati coinvolgendo dalla struttura nazionale via via i segretari regionali e le strutture provinciali. Il motto è stato rendersi conto per rendere conto, che significa? È molto bello, ma spiegaci in due parole che significa per un sindacato. Rendere conto a chi intanto? Allora, il senso è proprio quello che dicevo prima. L'operazione si può appunto sintetizzare in due valori aggiunti per la nostra organizzazione. Cioè renderci conto noi di come noi lavoriamo, di un rinnovamento della nostra cultura organizzativa. Abbiamo scoperto che diverse cose noi davamo per scontate non sono, anche le più semplici. E poi render conto ai nostri interlocutori. Abbiamo cominciato col render conto a una platea ampia quale quella congressuale. Il nostro obiettivo è quello di proseguire su questa strada e render conto, a cominciare dai nostri iscritti e poi i lavoratori che vogliamo rappresentare. In questa sessione del congresso sono stati dati dei numeri sullo stato dell'organizzazione. Alcuni sono molto positivi, ce ne vuoi dire qualcuno? Sì, due dati forse vale la pena di ricordare. Il dato delle deleghe che corrisponde agli iscritti stabili, a tempo indeterminato, certificati a tempo indeterminato, quelli più fortunati. E poi il dato degli iscritti tout court, del tesseramento in generale, che comprende anche quelli meno fortunati, cioè quelli a tempo determinato o precari in genere. Negli ultimi anni, a causa delle scellerate politiche del centrodestra, è diminuita o comunque è rimasta stabile la quota percentuale di iscritti con delega, quindi quelli più fortunati a tempo indeterminato, ed è molto cresciuta invece la quota di iscritti complessivi, quindi che comprende anche i precari. Il tesseramento negli ultimi 10 anni è cresciuto del 10%, negli ultimi anni siamo la categoria che cresce di più all'interno della CGIL. Quanti sono gli iscritti oggi? Gli iscritti oggi sono circa 192.000. Mi pare che possiamo concludere con questo dato importante. Grazie. Siamo qui con Gianna Fracassi, segretaria nazionale della FLC-CGIL, per commentare un secondo avvenimento importante di questa giornata del congresso della FLC a San Benedetto del Tronto. Oggi pomeriggio si è svolta una tavola rotonda sul tema della contrattazione, a cui hanno partecipato il segretario della FLC Domenico Pantaleo, il segretario della CISL Scuola Francesco Scrima, il segretario della UIL Università Ricerca AFAM Alberto Civica e un professore di sociologia del lavoro dell'Università di Teramo, il professor Mimmo Carrieri.
È stato un dialogo, Gianna, un confronto su dei prossimi appuntamenti che riguardano i prossimi rinnovi contrattuali. Mi sembra che CISL e UIL siano consapevoli che non ci sono le risorse del contratto e siano disponibili a una mobilitazione comune con la CGIL. Mi sembra questo il messaggio più importante che è emerso dalla tavola rotonda. Sì, diciamo di sì. Allora, prima di tutto, come ha detto Mimmo Pantaleo, in conclusione, è stato un momento importante, un dialogo importante, perché ha affrontato alcune questioni, secondo me, molto grosse e soprattutto di estrema attualità. La prima questione è quella dei comparti. Noi abbiamo lunedì l'appuntamento, lì sono emerse posizioni anche diverse, però non chiusure, e questo già mi sembra un elemento da sottolineare. La seconda questione sul versante dei contratti, oltre ovviamente al fatto che no, le risorse non ci sono, ma questo credo che ne fossero consapevoli già da alcuni mesi, poiché in finanziaria queste risorse non erano state messe, il fatto che comunque si mette in discussione la possibilità di rinnovo contrattuale, beh, pone un problema ovviamente anche a CISL e UIL, e le affermazioni che sono state fatte rispetto a una possibile iniziativa di mobilitazione nella fase in cui, come dire, nero su bianco si verrà a determinare l'impossibilità di poter rinnovare i contratti proprio per effetto di questa mancanza di risorse, secondo me è un altro elemento importante, come dire, un elemento di novità nello scenario degli ultimi mesi, che invece ha visto le organizzazioni sindacali presentare piattaforme separate, firmare anche un'intesa separata sul modello contrattuale. Io credo che questi punti di convergenza che noi abbiamo sempre chiesto fin dalla presentazione delle piattaforme contrattuali dello scorso anno, oggi in qualche modo siano emerse. Un altro elemento importante che mi pare sia emerso riguarda la RSU. La CISL lo ha dichiarato con chiarezza, alle RSU non si rinuncia, ma mi sembra anche la UIL. Ecco, questo è stato secondo me l'altro punto importante di questo dialogo di oggi pomeriggio, perché sia CISL che UIL, e come dire, questo dibattito è anche andato in diretta, per cui l'hanno potuto vedere e ascoltare alcune migliaia di navigatori, perché stava appunto sul nostro sito, hanno detto con chiarezza che a novembre si deve andare a rinnovare l'RSU. Questa è una cosa molto importante, perché oltre alle questioni che noi abbiamo sempre sollevato rispetto alla democrazia, c'è un altro punto forte nel rinnovo dell'RSU, che è quello della forza contrattuale, perché se noi perdiamo le rappresentanze sindacali, si indebolisce la contrattazione di secondo livello ovviamente e parzialmente anche il contratto nazionale. Quindi questo, secondo me, il fatto di aver ribadito la necessità del voto nel mese di novembre è un punto forte. A questo punto però è altrettanto necessario che a queste parole seguano dei fatti, perché se si deve andare a votare nel mese di novembre è necessario attivarsi fin dai prossimi mesi, anzi dalle prossime settimane, affinché attraverso un accordo sindacale si definiscano modi e tempi dei rinnovi, dell'RSU, scusate. Bene, tutti i lavori della giornata di oggi, 15 aprile, sono disponibili sul sito web della FLC con delle sintesi degli interventi e in integrale, in audio, compresa la tavola rotonda.